Ci siamo dati, cominciamo così e apriamo l'ultima sessione di Connettica, il Festival delle Interazioni tra il Digitale e l'Etica, organizzato a Oristano, nostra piccola città, l'associazione Oristano e Olte, che ringrazio per avermi coinvolto, avermi chiesto appunto se volevo partecipare a questa iniziativa. Devo dire che sono molto molto contenta di aver deciso di aiutare per quel poco che ho fatto per questa parte, ma per esempio essere la coordinatrice scientifica di questa giornata sicuramente ha lavorato moltissimo. Ma perché? Perché noi tutti siamo consapevoli, forse chi più chi meno, che stiamo vivendo un periodo particolarmente importante. Il mondo è completamente cambiato e noi dobbiamo fare una scelta, dobbiamo capire se dobbiamo subire questa trasformazione oppure in qualche maniera la vogliamo capire e governare, per evitare appunto che succeda quello che per esempio è successo alla città europea, adesso io penso alla città europea, cioè quello che poi ha fatto un po' partire anche questo discorso, questo chiamiamolo slogan della città dei 15 minuti. Se voi avete visto lo speech di Carlos Moreno in TED, lui comincia a chiedersi perché. Perché le persone devono subire quello che subiscono? Perché chi abita le grandi città deve passare ore e ore in automobile oppure deve assoggettarsi a complicazioni estreme per compiere i gesti quotidiani della vita? E devo dire che appunto questo perché io sinceramente me lo sono chiesta 40 anni fa, più di 40 anni fa, quando sono andata a Roma da una piccola città come Oristano. Io sono arrivata a Roma e per me è stato uno shock pazzesco e devo dire che ancora oggi io non amo le grandi città, le trovo molto innaturali, da architetto insomma, però è così. E mi sono resa conto che lì per fare una cosa ti dovevi organizzare, dovevi andare alle poste, ti dovevi organizzare la giornata, probabilmente anche la settimana prima ti dovevi organizzare, pianificare la cosa. E io continuavo a dire ma come? Io a Oristano faccio tutto questo in 10 minuti, non è giusto che si viva in questa maniera. E tanto più, però appunto è un po' il discorso della rana a mollo nell'acqua calda, no? Le persone si abituano a tutto, subiscono, ma perché bisogna subire tutto questo? Tanto più oggi, che quelle che sono state appunto le cause, le dinamiche che hanno portato alla trasformazione inumana appunto della città, sono venute meno. Cioè non è più necessario, non ci sono più le grandi fabbriche che inquinano, che devono stare fuori, non ci sono più i grandi movimenti, forse ci sono ancora, ma comunque sia, poi tra l'altro dopo l'esperienza della pandemia abbiamo visto che tutto questo sta svanendo anche molto velocemente e quindi è assolutamente opportuno riflettere e capire come il nostro territorio dell'abitare, ma io non penso solo alla città, devo dire che io penso a tutto il territorio urbanizzato, possa essere reinterpretato anche magari andando incontro a quelle che erano gli elementi fondativi, che comunque erano elementi fondativi del costruire basati sulla prossimità, sull'uomo, sull'armonia del tempo, delle relazioni. Ecco, tutto questo va recuperato e va recuperato consapevolmente. Questa serata è dedicata a questo argomento e con me c'è qui Ivana Pais che insegna a Cagliari. No? Sì, scusa, no, Ivana, io guardavo Ester, avete dei nomi che hanno un'assonanza. Sì, con me c'è Ester che appunto interloquirà con i relatori. È il primo intervento, è un intervento di Ivana Pais. Ivana è professoressa di sociologia economica nella facoltà di economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il suo argomento è la costruzione delle politiche urbane. E ti lascio la parola. Prego. Intervengo, scusate. Ok, no, non capivo. No, non avevo capito se stessi passando la parola a Estera o a me.
Perfetto. Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Negli ultimi mesi, da quando, insomma, da quando siamo cascati in questa vicenda collettiva, ripeto a me stessa e anche agli altri che incontro con questa modalità in remoto, che ultimamente una banalità, ma ultimamente a mio parere abbiamo creato una falsa opposizione, che è quella tra presenza e distanza. Cioè, noi continuiamo negli ultimi mesi a opporre in un qualche modo l'idea di presenza e l'idea di distanza, o sei in presenza o sei a distanza. Ecco, io ripeto a me stessa e agli altri: attenzione, perché l'opposto di presenza non è distanza ma è assenza. Per cui questa è una forma di presenza diversa, una presenza a distanza, e non è assenza. Però devo dire che questo pomeriggio l'idea di essere con voi lì, insomma, sarebbe stato veramente bello, per cui devo ripetermelo con ancora più forza che questa è una forma di presenza, seppur a distanza, ed è un'alternativa all'assenza, ma insomma avrei veramente gradito essere lì con voi e poter conversare guardandosi negli occhi. Spero ci saranno altre occasioni. Io inizio la mia presentazione condividendo qualche slide. E vi avverto, inizio la presentazione malissimo, perché inizio con qualche dato, però eccola qua, però non li guardiamo veramente questi dati. Voi li vedete, nel caso segnalatemi se c'è qualcosa che non va nella visualizzazione. Comincio con qualche dato, però appunto l'idea è andare un po' veloci sui dati e vedere cosa ci raccontano più che i numeri in sé, e prometto che saranno solo poche slide introduttive, poi invece passiamo alle riflessioni. Ecco, chiedo a essere, io tendo ad essere logorroica, per cui chiedo a essere di bloccare, non vedo più con questa visualizzazione, non vedo l'ora, per cui chiedo a essere di interrompermi se vado troppo lunga. Inizio, grazie. Allora, io sono una sociologa dell'economia e affronterei il tema di questo pomeriggio a partire dalla questione che da un lato conosco meglio e dall'altra credo sia il fattore che più ha inciso sulle trasformazioni che stiamo osservando in questo momento, ed è il lavoro in remoto. Poi vedremo le implicazioni che questo ha rispetto alla città della prossimità, alla città dei 15 minuti. Però partirei da qui. Partirei da qui e partirei da come eravamo, quindi dai numeri del pre-esperienza pandemica. Nel 2019, quindi prima della pandemia, in Italia meno del 6% aveva sperimentato in qualche forma il lavoro remoto. Appunto con modalità varie, però se consideriamo complessivamente tutti i lavoratori che in un qualche modo, in una qualche forma avevano sperimentato il lavoro remoto, erano meno del 6%, in linea, anzi tra l'altro un filo superiore rispetto alla media europea che è del 5,5%, quindi i numeri delle persone che avevano fatto qualche esperienza erano piuttosto limitati. Quello che è successo con il Covid lo sappiamo tutti, qui lo vediamo rappresentato, in particolare qui vi ho riportato una rappresentazione che trovo interessante. La linea che vedete in alto è un indice delle restrizioni che sono state adottate in Italia. Lo stesso grafico, tra l'altro, se vi interessa un'analisi comparativa, è stato fatto per altri paesi, quindi si può fare eventualmente anche un'analisi comparativa. Questo grafico va dal 15 febbraio del 2020 al 15 febbraio del 2021 e la linea in alto indica l'andamento delle restrizioni. Più alta la linea, più le restrizioni sono state misure forti, quando si abbassa invece indica il rallentamento delle misure restrittive, che tutti abbiamo vissuto sulla nostra pelle, per cui riusciamo a ripercorrere quella curva passando dal nostro vissuto quotidiano degli ultimi mesi. Le linee sotto riguardano invece l'andamento della mobilità delle persone rispetto a diversi ambiti. Grocery fa riferimento a tutta la mobilità legata agli acquisti prevalentemente alimentari.
Poi c'è transit, che è proprio invece gli spostamenti. Workplace indica la mobilità legata al luogo di lavoro, quindi gli spostamenti per andare e tornare dal lavoro. Ecco, qui vedete che le curve rispecchiano ovviamente in maniera speculare l'andamento delle restrizioni, ma con qualche tratto, qualche elemento peculiare. Sarebbe interessante, non abbiamo tempo, andare a vedere gli spostamenti dalla norma e ricostruire cosa è successo, ma non è l'obiettivo, era semplicemente per ricordarci quello che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni e vedere poi le implicazioni di quello che è successo. Ecco, implicazioni, che cosa è successo in questo grafico invece, spero riusciate a vedere i colori. In questo grafico vedete come sono cambiate, quanto è aumentata nei diversi paesi la percentuale di persone che lavorano, che hanno lavorato da casa durante l'emergenza pandemica, nel 2020 in particolare. Quindi qui non vedete la diffusione del lavoro da remoto in generale, ma vedete quanto il lavoro da remoto è aumentato rispetto all'esperienza pregressa. Come potete vedere, l'Italia, il Nord Italia e poi il Lazio, ma anche qualche regione, anche la Sardegna, potete vedere, è in arancione. L'Italia e la Sardegna presentano, e la Sardegna tra le altre regioni d'Italia, però qui vedete proprio la distribuzione, la differenza nella distribuzione, con la maggior parte delle regioni del sud che è in azzurro e invece la maggior parte delle regioni del nord che è in arancione, indicare che la maggior parte delle regioni del nord ha visto un aumento del lavoro da remoto più significativo rispetto a quelle delle regioni del sud e Lazio più di tutto. Se vedete, l'Italia insomma è uno dei paesi che, pur tenendo conto delle differenze regionali, presenta un tasso di cambiamento di adozione dello smart working che non era stato sperimentato in ugual misura prima, veramente importante. È stata un'esperienza significativa quella che abbiamo fatto nell'ultimo anno e mezzo. Qui vedete qualche dato che vi commento dal punto di vista qualitativo, cioè quello che sappiamo è che in realtà il lavoro da remoto è stato adottato soprattutto nelle grandi aziende e c'è una crescita lineare dell'adozione del lavoro da remoto in relazione alle dimensioni dell'impresa, con le grandi imprese che l'hanno adottato in misura significativa, le piccole e medie che invece l'hanno adottato meno. Il lavoro da remoto è indicato dalla barra viola, lo vedete, 3,9 addetti è piccola, la barra viola poi aumenta sempre di più per arrivare a 250 addetti e oltre, dove la barra viola è particolarmente alta. Qui vedete invece, ma non la commentiamo, la distribuzione per settore. Anche per settore c'è stata una forte differenza rispetto all'adozione del lavoro da remoto, in particolare tutti quei servizi, quei settori basati sul lavoro d'ufficio che hanno adottato e, attenzione, questo è il passaggio successivo che facciamo ora, potrebbero adottare in futuro in misura maggiore il lavoro da remoto. Perché la riflessione che stiamo facendo oggi è un po' questa: passata, speriamo, l'emergenza pandemica, usciti dal lavoro da remoto forzato, quello che ci stiamo chiedendo è: questa modalità che abbiamo sperimentato in forma forzata, emergenziale, l'abbiamo comunque sperimentata. E persone e aziende oggi si stanno interrogando sulla possibilità trasformativa di questa forma di organizzazione del lavoro rispetto alle vite individuali, all'organizzazione della vita familiare e ovviamente alla vita collettiva. Allora, passata l'emergenza, in cui tra l'altro dobbiamo dirci che durante l'emergenza sono state svolte da remoto anche lavori che oggi ci stiamo dicendo che sì, è possibile fare da remoto e il lavoro emergenziale l'ha dimostrato, ma forse non vogliamo che vengano svolti da remoto. Vi faccio un esempio facile. L'insegnante di scuola elementare. L'insegnante di scuola elementare, chi meglio, chi peggio, ma durante l'emergenza e la chiusura delle scuole,
quel tipo di attività, quel tipo di lavoro è stato svolto da remoto. Io sono pronta a scommettere che nessuno in sala auspicherebbe per il futuro un passaggio completamente da remoto delle attività di insegnamento per le scuole elementari. Probabilmente c'è un auspicio di maggiore utilizzo del digitale, però con forme di interazione in presenza. Ecco, quindi noi abbiamo visto, per esempio, che l'insegnante di scuola elementare in fase emergenziale ha potuto fare il suo lavoro da remoto e quindi il potenziale da remoto di quel lavoro c'è. Dopodiché però dobbiamo interrogarci e dirci: ma veramente vogliamo che gli insegnanti di scuola elementare lavorino da remoto? Allora bisogna fare un po' di pulizia e distinguere quello che è possibile e quello che è auspicabile. E adesso siamo proprio in questa fase, in questo momento in cui possiamo a riconoscere quello che è possibile fare, il potenziale, e dall'altro interrogarci collettivamente su che cosa è giusto fare, che cosa vogliamo fare per noi individualmente e collettivamente. Ecco, su questa riflessione al momento noi siamo fermi al potenziale, cioè abbiamo analisi molto interessanti, vi sto mostrando qualche slide anche per darvi dei riferimenti che eventualmente potete approfondire se vi interessa, abbiamo studi molto rigorosi, molto interessanti che ci dicono qual è il potenziale di lavoro da remoto nei diversi paesi, nelle diverse città, facendo le differenze. Se guardate questo grafico, noi come Italia, se riuscite a vedere la freccia, siamo piuttosto in basso nel potenziale, non siamo tra i paesi che hanno il più alto potenziale di lavoro da remoto e ovviamente poi c'è, come sempre in Italia, anche una certa differenza tra alcune regioni ed altre, con in particolare la Basilicata che si posiziona come la regione dove c'è meno potenziale di lavoro remoto e il Lazio, che abbiamo visto già prima essere la regione dove in fase emergenziale c'è stata più crescita del lavoro remoto, il Lazio è anche la regione dove c'è più potenziale di lavoro remoto. E qui potete vedere il posizionamento dell'Italia anche rispetto ad altri paesi. Quindi sul potenziale, adesso vi ho messo anche questa rappresentazione grafica che vi dice di nuovo qual è il potenziale di lavoro da remoto nelle diverse regioni e nei diversi stati, dove l'azzurro indica più alto potenziale da remoto e il giallo invece potenziale inferiore, e vedete in questo caso invece la Sardegna avere un potenziale inferiore rispetto ad altre regioni italiane, mentre è stata una delle regioni in cui c'è stata più forte crescita durante il periodo emergenziale. Ecco, questa è l'analisi del potenziale, dicevo, ora dobbiamo capire cosa vogliamo farne. Qui un'altra analisi, visto che si parla di città, questa analisi, vedete, l'Italia è la penultima dal basso, mostra la differenza tra città e aree rurali rispetto al potenziale di lavoro da remoto, con le città che ovviamente hanno un più alto potenziale di lavoro da remoto, le aree rurali invece un potenziale inferiore, ma differenze importanti tra paesi e all'interno dei paesi stessi tra aree rurali e città. E qui sì, vedete, ecco, non so se vedete la mia freccia, ma l'Italia è la penultima linea, l'ultima è la Spagna. Ecco, se passiamo ai numeri, e qui chiudiamo la parte di analisi dei dati, le persone che potrebbero essere interessate dal lavoro da remoto in Italia, stante le condizioni attuali, di digitalizzazione, di caratteristiche delle professioni svolte, eccetera, sono 8,2 milioni di occupati, quindi poco più di un terzo degli occupati. Se andiamo ad escludere le professioni per cui il lavoro da remoto è possibile ma non preferibili, le insegnanti di scuola elementare di cui parlavo prima, si scende ovviamente a 7 milioni di occupati, una quota comunque rilevante dell'occupazione. Cioè, se noi prendiamo sul serio questo dato, abbiamo un terzo dei lavoratori italiani che potrebbero lavorare diversamente da come stanno facendo oggi, organizzare diversamente il proprio lavoro. Questo pone due questioni. Una prima questione, e io non smetterò mai di sottolinearlo abbastanza, è la differenza tra chi può farlo e chi non può farlo.
In Italia siamo già attraversati da tante divisioni, da tante forme di disuguaglianza. Questa, se la intendiamo come un'opportunità per l'organizzazione della nostra vita e del nostro lavoro, non può essere un'ennesima opportunità che riguarda i privilegiati ed esclude invece chi è già in difficoltà. Per cui nel momento in cui si prende sul serio questa possibilità e si riflette su questa possibilità, una questione centrale è proprio quella di chi non può fare questo tipo di lavoro e in che modo redistribuire i vantaggi collettivi del fatto di poter utilizzare il lavoro da remoto per una quota della popolazione lavorativa, un terzo, anche sugli altri due terzi. E mi pare che nel dibattito recente ci sia grande attenzione sulla possibilità oppure no, interesse oppure no rispetto al lavoro remoto, poca, pochissima attenzione rispetto alla redistribuzione dei vantaggi nei confronti della popolazione che il lavoro da remoto non lo può fare. Veniamo da un anno e mezzo di più di pandemia in cui i lavoratori che non hanno potuto fare lavoro da remoto hanno rischiato letteralmente la propria vita più di quelli che hanno avuto la possibilità di stare a casa. Ecco, questa è stata a mio parere un elemento così forte che non può non interrogarci rispetto al futuro e rispetto alle possibili disuguaglianze che possono passare da questa differenza tra chi può e chi non può fare lavoro da remoto. Ecco, passata la pandemia, anzi già durante la pandemia, già durante la prima fase, c'è stato un forte effetto annuncio, tante aziende che hanno iniziato ad annunciare smart working per sempre. Vi ho riportato qualche articolo proprio anche dei primi mesi della pandemia di aziende che dichiaravano l'introduzione di policy orientate al lavoro da remoto, appunto per sempre post-pandemico. Aziende prevalentemente del settore digitale, con un po' di effetto valanga anche su altre aziende e qualche azienda che poi invece negli ultimi mesi sta già ritrattando, per cui è un meccanismo interessante anche da analizzare dal punto di vista della comunicazione delle aziende, delle modalità di organizzazione del lavoro. Se vogliamo muoverci nella direzione lavoro almeno in parte da remoto, perché poi ormai abbiamo fatto tante ricerche anche su interessi, desideri, bisogni dei lavoratori e quello che emerge ormai in maniera consolidata e forte è che quando si chiede ai lavoratori che hanno sperimentato il lavoro da remoto se sono interessati a continuare a svolgere il lavoro da remoto, la risposta in larga misura è sì, ma in parte. Cioè la maggior parte delle preferenze dei lavoratori è per un lavoro ibrido, che è parzialmente in presenza e parzialmente da remoto. Unica eccezione sono quei lavoratori che vogliono utilizzare la possibilità del lavoro da remoto per ripensare proprio le proprie scelte di vita. Faccio riferimento in particolare a tutto il fenomeno del cosiddetto South Working, l'idea di sperimentata da alcuni lavoratori, si chiama così perché riguarda prevalentemente lavoratori del Sud Italia, che per la pandemia sono rientrati nei loro territori e hanno continuato a lavorare per aziende o del Nord Italia o dell'estero e auspicano la possibilità di continuare a lavorare con questa modalità. Ecco, questo è un fenomeno molto interessante, dobbiamo dirci però che è di nicchia, che riguarda poche professioni e riguarda una quota di persone che proprio stanno rimettendo in discussione i propri progetti di vita. È interessantissimo, non va sotto. Io sono contraria a qualunque riflessione che laddove non vede dimensioni di scala importanti sottovaluta e sottostima il fenomeno, invece è un fenomeno molto importante, però dobbiamo dirci che a livello invece di distribuzione generale la quota prevalente di lavoratori dice sì, ma in parte, qualche giorno in presenza, qualche giorno in remoto, e questo ovviamente rende non praticabile le forme di South Working di cui parlavo prima. Ecco, se immaginiamo una forma di lavoro in remoto
ibrida o invece full time, non siamo all'anno zero, non partiamo da zero, e non faccio riferimento solo alle indagini che pure ci sono, alle ricerche che pure ci sono sul lavoro da remoto. Ma abbiamo in realtà grande esperienza sia lavorativa sia di ricerca su queste situazioni di lavoro di persone che pur non facendo smart working per come lo intendiamo adesso per l'azienda per cui sono dipendenti, hanno lavorato con forme di desincronizzazione dei tempi e anche degli spazi di lavoro. Faccio riferimento in particolare ai freelance. I freelance, che in Italia sono numerosi, proprio per la modalità di organizzazione del loro lavoro, lavorano in remoto o con forme che sono assimilabili al lavoro da remoto da sempre. E guardare a ciò che sappiamo sui lavoratori freelance e come hanno organizzato il lavoro i lavoratori freelance ci dice moltissimo su quello che potrebbe accadere con una diffusione più ampia del lavoro da remoto anche per i lavoratori dipendenti. Ecco, in sintesi che cosa sappiamo? Sappiamo che anche quando il lavoro è in digitale la geografia conta. Vi faccio un esempio aneddotico, così visto che sabato pomeriggio facciamo esempi un po' leggeri. Io faccio da tanti anni ricerche su lavoratori che usano piattaforme digitali per trovare lavoro, quindi persone che freelance appunto, che trovano le commesse di lavoro attraverso piattaforme digitali come per esempio Upwork, per fare un nome, che è la piattaforma più grande di lavoro digitale. Sono persone che fanno i lavori più disparati, che appunto vanno online e trovano committenti online. Quando sono nate queste piattaforme, i commenti, le analisi anche di ricercatori rigorosi erano: beh, abbiamo creato un mercato perfetto, un mercato senza frizioni geografiche. Perché senza frizioni? Perché una persona può, non so, un'azienda che ha bisogno di un logo può essere ovunque e chiedere a una professionista che disegni il suo logo di disegnare il logo, e dove si trova questo professionista non conta più. E quindi è un mercato puro senza alcuna frizione. Così l'abbiamo immaginato e raccontato, l'hanno immaginato e raccontato. Quando abbiamo iniziato a fare ricerca su queste piattaforme abbiamo scoperto che invece il luogo in cui sei conta, e vi racconto appunto questo aneddoto che a me ha colpito molto. A un certo punto, nel fare interviste a questi lavoratori, io ho intervistato un programmatore informatico di Milano che lavora attraverso queste piattaforme e appunto svolge la sua attività trovando committenti in altre parti del mondo, e lui mi ha mostrato il suo profilo digitale. Mi mostra il suo profilo digitale e c'è la foto di un ragazzo indiano e un nome che suonava indiano. Al che gli dico: ma scusa, perché c'è, sul tuo profilo c'è la foto di un ragazzo indiano e c'è un nome di un ragazzo indiano? E lui mi ha risposto: perché gli indiani hanno una reputazione migliore degli italiani nell'ambito della programmazione informatica. Per cui se io mantengo il mio profilo, la mia identità da italiano, vengo selezionato meno e vengo pagato meno. Se fingo di essere un indiano, e un programmatore informatico è in grado anche di imbrogliare in maniera adeguata, a quel punto tengo più commesse. Frizioni geografiche non contano, contano e come? Da questa ricostruzione poi emerge chiaramente, per esempio, che l'essere in Italia è un vantaggio se si opera nel settore del design, cioè ci sono dei settori in cui l'essere italiano ha una reputazione per cui anche i lavoratori italiani possono trarre dei vantaggi, certo in altri settori no, e questo mercato puro salta. Per cui attenzione, ogni volta che io sento dire: bene, adesso che c'è il digitale le distanze non contano più, mi viene in mente il programmatore che fingeva di essere indiano, e ricordo a me stesso che dove sei conta sempre tanto. E rispetto alle riflessioni che stiamo facendo ora sulla città e sulla città dei 15 minuti, ricordiamoci che quanto più si diffonde il lavoro digitale, tanto più dove si trovano i lavoratori digitali conterà anziché non contare. Ecco, qui
altro riferimento rispetto alla prossimità che conta. Noi sappiamo tutto sui disserti industriali, ma ricordiamoci che non a caso le piattaforme digitali sono nate tutte nella Silicon Valley. Di nuovo la prossimità e i luoghi contano. Ecco, per avviarmi alla fase conclusiva di questa presentazione, abbiamo visto cosa è successo, abbiamo visto velocemente che cosa, il potenziale, cosa potrebbe succedere. Adesso la questione che si pone e con cui abbiamo, è stata introdotta anche questa sessione, è proprio questa, è quella del noi cosa vogliamo che succeda? Qual è il futuro desiderabile? Io credo che in questo anno e mezzo siamo stati tutti schiacciati da forze esogene più forti di noi. Cioè abbiamo passato un anno e mezzo in cui succedevano e continuano a succedere delle cose così forti, così violente, che non dipendono da noi, che tendiamo tutti quanti ora, in questa fase, in questo momento, a vedere più, a cercare di reagire alle forze esterne che non a interrogarci su le forze endogene, su quello che possiamo fare noi per muovere nella direzione che desideriamo. Ecco, io credo che pur con tutte le difficoltà del caso e le difficoltà di contesto, questo sia proprio il momento invece per fermarsi e dire vabbè, ma noi adesso dove vogliamo andare, in che direzione vogliamo muovere? Allora, per sintetizzare, riprendendo anche le efficaci immagini proposte da un libro di Ezio Manzini che si intitola Le città delle prossimità, dove ho scritto un piccolo contributo, ma è la sua riflessione quella centrale rispetto a questi temi, lui prefigura due scenari. Stante le condizioni tecnologiche, sociali ed economiche attuali, cioè la tecnologia che abbiamo a disposizione oggi ci permette di organizzare la nostra vita individuale e collettiva in alcuni modi. Noi possiamo decidere come interpretare queste possibilità. I due scenari, le due possibilità opposte sono quelle della città domicilio e quella della città delle prossimità. Qui l'ho messa al singolare, ma è più efficace la formulazione di Ezio Manzini al plurale, città delle prossimità, non della prossimità. Città domicilio che cos'è? È quella situazione in cui le persone stanno a casa e il mondo arriva sulla porta di casa, quindi si lavora da casa, il cibo viene consegnato a casa, poi con modalità diverse rientrano in questa idea, in questa formula, anche tutte quelle forme interessantissime di piattaforme cooperative, per esempio per il delivery, che cercano di superare i limiti dell'organizzazione del lavoro di piattaforme di consegna del cibo a domicilio che non rispettano i diritti dei lavoratori. E invece abbiamo piattaforme, per fortuna si stanno sviluppando, seppur con difficoltà, anche in Italia, piattaforme che cercano di interpretare questa nuova richiesta delle persone di avere comunque le consegne a domicilio con forme collaborative ed etiche. Quindi interessante che ci siano forme collaborative ed etiche, però ricordiamoci che tutte queste forme comunque muovono nella direzione di una consegna a domicilio, che vuol dire che ognuno sta chiuso in casa e riceve tutto sulla propria porta di casa. L'altro scenario è quello della città delle prossimità, in cui si utilizzano, non è un passaggio indietro, non è un ritornare alla presenza come l'abbiamo conosciuta, sperimentata e vissuta, alle fatiche che si raccontavano anche all'inizio di questo incontro, ma è usare il digitale per organizzare diversamente la propria vita, la propria sfera lavorativa, la sfera dei consumi, la sfera dell'intrattenimento, la sfera della vita culturale, tutte le proprie sfere di vita, utilizzando il digitale per vivere queste dimensioni in una logica di prossimità, che è diversa dalla logica del domicilio. Quindi non tanto, non solo lavorare da casa, ma per esempio rispetto alla dimensione del lavoro, utilizzare spazi di lavoro che siano spazi di lavoro relazionali, condivisi, in cui ci sia non soltanto una socialità, ma proprio anche un'occasione di condivisione, che siano magari vicino a casa, ma che appunto interpretino diversamente e permettano di utilizzare diversamente il digitale.
Prima ho fatto riferimento all'esperienza di South Working. Negli ultimi mesi ho fatto delle interviste molto interessanti a lavoratori, appunto, che trovandosi per la pandemia nel sud Italia, nei loro paesi, hanno creato spazi di co-working. Tra l'altro c'è un'associazione che si chiama proprio South Working, che mette in rete e stimola queste realtà anche nella loro relazione con le politiche locali e le amministrazioni locali, e con un termine a mio parere molto efficace chiamano questi spazi, non li chiamano co-working ma li chiamano presidi di comunità. Perché? Perché in questi spazi l'aspetto più interessante che io ho potuto anche verificare facendo queste interviste, ripeto, esperienze molto limitate ma pionieristiche interessanti, è che sono dei luoghi spesso dati in dotazione dal comune, che ha messo a disposizione spazi, a volte tra l'altro bellissimi, spazi pubblici per dei lavoratori che si sono incontrati in questo spazio a lavorare. Ma nel trovarsi in quei luoghi, nel trovarsi tra l'altro nei luoghi che sono i loro luoghi, per cui loro nutrono anche un senso d'appartenenza molto forte, hanno sviluppato poi forme di sviluppo locale, attivando le loro energie in modo collaborativo, non soltanto per lavorare e lavorare bene da dove si trovano, ma anche per promuovere lo sviluppo locale. Ecco, questa è una novità interessante, perché noi adesso siamo abituati e conosciamo esperienze di sviluppo locale che non nascono dal pubblico ma nascono dal privato, o nascono da accordi tra il pubblico e il privato. Qui la novità però è il tipo di attore privato, perché generalmente nello sviluppo economico locale l'attore privato è l'imprenditore. Ci sono tante esperienze interessanti, ne ho appena incontrata una che mi ha molto incuriosito, per esempio a Parma, di imprenditori locali che si sono messi in rete in accordo col comune, stanno sviluppando iniziative, stanno promuovendo iniziative di sviluppo economico locale, ma l'attore di solito è l'imprenditore. Qui abbiamo una novità, che l'attore che promuove queste iniziative non è l'imprenditore ma è un lavoratore, e questo riconfigura in modo tutto diverso quello che sta accadendo. Salto un po' di cose perché, come al solito, sono andata troppo lenta e sto parlando troppo, e arrivo alle conclusioni, così poi magari c'è spazio per il dibattito. Conclusioni: due domande, se ne potrebbero fare 100. La letteratura e le ricerche del passato sui distretti e sullo sviluppo locale ha messo in luce, ha costruito questo concetto di beni collettivi locali, quei beni che sono a disposizione del territorio, di cui possono godere privati, le imprese, per sviluppare la propria attività, che ovviamente porta un vantaggio sia a chi porta avanti la propria attività economica sia al territorio stesso. Ecco, ora che in prospettiva si potrebbe riconfigurare il rapporto tra imprese, lavoratori e territori, una domanda importante da farsi è: quali sono i beni collettivi locali a disposizione dei territori, delle persone, delle imprese che stanno nei territori per sviluppare questo tipo di attività? La seconda, io le lancio, poi se volete nel dibattito su questo si può aprire una riflessione. La seconda questione che a me sta molto a cuore è quella delle alleanze sociali. Quello che sta succedendo oggi nella riconfigurazione degli attori e degli interessi economici e sociali è la costruzione di un'alleanza stretta tra grandi aziende multinazionali, spesso basate su piattaforma, e consumatori. Un'alleanza forte che sta però spingendo e sostenendo la costruzione di monopoli o oligopoli basati su aziende multinazionali, che sta riconfigurando veramente il panorama del fare impresa, e fare impresa anche nei nostri territori. Questo riguarda in particolare le piattaforme digitali, ma in generale un modello di successo, è il modello di riferimento degli ultimi anni. Queste, se prendiamo l'esempio delle piattaforme, queste piattaforme costruiscono un'alleanza stretta con i consumatori per diverse ragioni, ma hanno bisogno di un'alleanza con i consumatori.
ed è il motivo per cui anche molte forme di antitrust non funzionano più, perché l'antitrust, per come è stato costituito per proteggere consumatori che si immaginavano danneggiati dai monopoli. Oggi questi monopoli, almeno al momento, non danneggiano i consumatori, ma stanno schiacciando il lavoro e il lavoratore. Questa alleanza forte tra le piattaforme, le aziende, questi monopoli e i consumatori in realtà sta mettendo in scacco il lavoratore. Ecco, come ricostruire un'alleanza che invece veda la possibilità di mantenere e consolidare i diritti del lavoro mentre al tempo stesso si mantengono e consolidano i diritti dei consumatori? Questa, io credo che qualunque tema si affronti, sia una questione centrale di questi anni e sia importante declinarla a tutti i livelli in cui la si prende in considerazione. Un esempio, e così con questo chiudo, che tocca anche la questione dei beni collettivi locali, un esempio riguarda la gestione dei dati, rispetto ai quali tutte le riflessioni che facciamo prescindono dalla dimensione territoriale, e invece riportare i dati rispetto al dibattito sui dati a un livello territoriale, a mio parere è veramente il livello giusto sul quale ragionare. Noi oggi ci interroghiamo tanto sulla protezione dei dati che tutti noi produciamo nella nostra quotidianità. C'è qualche proposta, qualche riflessione rispetto alla redistribuzione del valore economico generato dai dati che ognuno di noi produce? Non c'è per niente dibattito invece rispetto alla possibilità di generazione di valore territoriale e sociale, mettendo in comune i dati che non la singola persona, ma le persone che abitano uno stesso territorio producono, per generare informazioni che possono portare a nuovi servizi di utilità per quel territorio. Quindi non tanto una redistribuzione del valore, ci sono stati degli economisti che qualche anno fa hanno stimato che ogni volta che mettiamo un like su Facebook stiamo generando valore per 0,08 euro. Allora la riflessione non è come facciamo a rimettere nelle tasche di ognuno di noi 0,08 euro per ogni like che mettiamo, ma la riflessione vera è come facciamo a tornare in possesso del valore informativo e progettuale di quei dati, aggregandoci a livello territoriale e usando quei dati per migliorare i nostri territori. Questa per esempio è una questione fondamentale per ripensare le città e i territori in questa prospettiva. Mi interrompo perché sono andata ovviamente lunghissima. Ora si sente. Grazie mille alla professoressa Ivana Pais. Esther, vuoi chiedere qualcosa? Sì, perché conosco i lavori di Ivana e sono sempre per me ricchissimi di stimoli. Quindi tra i tanti appunti che ho preso mi veniva in mente in particolar modo tre punti che più che delle domande sono probabilmente ulteriori ingredienti anche per il tipo di riflessione che Ivana Pais ha innescato. Il primo, anche sulla scia dell'aneddoto che ci ha raccontato, è proprio questa sorta di tenere insieme l'idea che le città, nel momento dell'inserto della parte digitale sulla quale per esempio in questi due anni di pandemia molti di noi hanno cominciato ad apprendere come muoversi, si istituisca una sorta di dicotomia tra il disancoramento fisico rispetto alle città o ai territori in generale e la significazione dei luoghi. Invece anche con l'esempio che ci ha fatto Ivana, il significato che si attribuisce ai luoghi e che li rende tali rispetto ai semplici spazi, per esempio il fatto che si attribuisca anche una sorta di capitale reputazionale ai territori che esprimono determinate competenze, non solo si mantiene, ma probabilmente è proprio il codice d'accesso anche a questo apparente disancoramento dei territori che funziona sul mercato del lavoro. Quindi mi sembra che ribadire quanto la significazione che si attribuisce ai luoghi sia ulteriormente amplificata e non viceversa depotenziata dalla cosiddetta remotizzazione sia un punto molto interessante per discutere di prossimità in generale ma anche di territori. L'altra cosa che mi piaceva molto della tua riflessione, Ivana, riguarda questo duplice scenario che tu hai messo in evidenza
rispetto alle, come possiamo dire, nuove forme di controllo che questo duplice movimento tra digitale e, diciamo, materiale può condurre nella nostra idea di città. Mi spiego meglio. Da una parte c'è l'idea quasi centripeta della città on demand, cioè i nostri bisogni che noi soddisfacciamo attraverso, teniamo a soddisfare attraverso, come dire, prestazioni di vario tipo, che ci portano il soddisfacimento di questi bisogni a casa, è quasi un'idea centripeta di città, cioè di appropriazione, tra virgolette, di prestazioni che in base anche alle nostre skills, alle competenze che noi abbiamo, possiamo appunto ottenere direttamente senza spostarci mai di casa, cioè la città in qualche modo, lo spazio pubblico che arriva fino a noi. Con invece, quindi, una forma di appropriazione, potremmo dire, più che addomesticamento dello spazio urbano, dello spazio pubblico, rispetto invece alla forma di appartenenza allo spazio pubblico, cioè questa dicotomia quasi tra appropriazione e appartenenza che corrispondono a due modi differenti di intendere la città, che si avvantaggia di entrambi i canali, quello digitale, diciamo, e quello più materiale. E poi l'ultimo elemento riguarda invece la questione delle diseguaglianze, che tu hai messo in evidenza rispetto, ad esempio, alla possibilità che non è data a tutti di remotizzare uno degli aspetti fondamentali della nostra vita, cioè il lavoro, perché può essere foriero di ulteriori disuguaglianze nei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, perché ad esempio l'introduzione del concetto di beni collettivi locali per la competizione, sostanzialmente, quindi, come dire, città che sono appropriabili e alle quali ci si è, come dire, per le quali si sviluppa un senso di appartenenza a misura di persona, quindi sulla base di questo concetto di prossimità che possiamo gestire, in realtà non sono accessibili per tutti. Quindi quei beni collettivi locali che sono intercettabili da una parte, ad esempio, dei lavoratori e delle lavoratrici, che possono riorganizzarsi anche il tempo rispetto a questa resa ibrida della propria attività lavorativa, potrebbe in realtà introdurre una competizione non tanto tra territori, ma tra persone che possono avvalersi di quei beni, cioè come se quei beni non fossero più comuni, ma in qualche modo beni di club, per chi appunto si li può permettere. Non so se ci sono altre domande dal pubblico. Prego. Se magari si avvicina, così può essere inquadrato. Sì. Nella sua esposizione, secondo me, c'è un aspetto che è dietro le pieghe di quello che lei ha detto e che rimane per ora un oggetto misterioso. E mi spiego meglio. Mi rifaccio a quello che è stato illustrato ieri dal professor Indovina sulla pervasività delle tecnologie. Questo si è sposato in questo momento col problema della pandemia e col problema del lavoro a distanza. Preferisco parlare di lavoro a distanza e non di smart work. Questo, e lei ci ha indicato anche che ci sono un bel po' di milioni di persone che lavorano, che perlomeno hanno lavorato a distanza. C'è un problema però. Il problema è che questo è avvenuto nel caos più totale, secondo me. Cioè, il caos è avvenuto dal punto di vista dei luoghi, dal punto di vista degli oneri. Perché chi ha lavorato a distanza, chi l'ha pagata? Mica l'ha pagata l'azienda, la linea internet e via discorrendo. C'è tutta una serie di problematiche, di diritti, di orari. Perché non guardiamo i freelance, io guardo quelli che possono essere dipendenti di aziende. Non vorrei che il discorso che sull'onda dello smart work, del lavoro a distanza, delle nuove tecnologie, si frantumi di nuovo la società, per cui si frazionano le persone, diventa un'ulteriore rottura del corpo sociale in un eccesso di individualismo, per cui deve esistere, secondo me, una cornice di cui non abbiamo, che ancora è un oggetto, e questo è l'oggetto misterioso, una cornice che deve stabilire che le aziende che vorranno fare smart working nei limiti in cui potranno farlo, deve esserci una normativa statale con i sindacati, in maniera che vengono stabiliti quali sono i diritti, quali sono i doveri, quali sono gli oneri a carico dell'azienda, perché
se no dobbiamo vedere casalinghe che lavorano attaccate alla maca perché non hanno posto, perché c'è anche un problema di, anche se poi nella sua soluzione finale ha indicato anche dei luoghi territoriali di co-working, di aggregazione, dove è possibile questo. Però secondo me c'è una cornice generale che al momento è assente e non vorrei che su questa assenza poi alla fine, come dei trattori, l'azienda, la produzione cavalca tutto quanto e non fa altro che ridurre ancora più a schiavitù mentale, non tanto, perché poi diventa una costrizione di lavorare in un certo modo, che alla fine uno deve mangiare, senza che ci sia una cornice di rispetto del lavoro. O ci riappropriamo della dignità del lavoro in tutti i suoi aspetti, oppure saremo di nuovo un ulteriore elemento nato dalla pandemia, ma che ci schiaccia di nuovo a livello individuale. Assolutamente, la questione dei diritti di cui parlava anche appunto Ivana Pais alla fine si intreccia perfettamente con le considerazioni che sono state fatte, perché noi abbiamo vissuto in questi 2 anni quasi in uno stato di eccezione, anzi possiamo anche togliere il quasi, però nel momento in cui dall'eccezione si passa alla norma si deve regolare, cioè l'elemento della regolazione che appunto anche Ivana metteva in evidenza, pur partendo da esperienze che inizialmente erano minimali, perché la prima slide che lei ci proponeva ci diceva che meno del 6% di noi sapeva cosa significasse lavorare da casa prima di questi 2 anni, e però appunto io sono assolutamente d'accordo con l'ultimo intervento che in assenza di una regolazione che sia, come dire, ragionevole, quindi non soltanto dettagliata ma proprio ragionevole, questo rischia di essere un cavallo di Troia per una compressione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi lascerei la parola, se Mauro è d'accordo, a Ivana, se vuole reagire. Certo. Prego Ivana. Vi ringrazio molto, cercherò di essere sintetica per non rubare spazio poi al dibattito successivo. Grazie per i commenti. Allora, reagisco prima ai commenti di Esther, che in realtà valgono in sé, nel senso che l'osservazione che ha fatto sono il contributo rispetto a questa riflessione. Provo a rideclinarli rispetto al tema della vostra, del vostro dibattito di questa sera, che forse ho toccato ma non ho affrontato di petto, che è quello della città dei 15 minuti e come si declina rispetto a queste 3 questioni evidenziate da Esther. Città dei 15 minuti, io, premessa velocissima. Quando ci sono delle espressioni di moda, la tendenza è un po' questa: all'inizio l'adottano tutti e piace a tutti, poi tutto a un tratto c'è qualcuno che alza la mano e inizia a dire ma questa espressione non è efficace, a quel punto inizia la fase della critica e poi c'è il rischio di buttare via tutto, così come l'entusiasmo iniziale ha portato all'accettazione critica della proposta. La fase di critica successiva rischia di spazzarla via e senza che poi resti a terra nulla. A me pare che questa espressione, pur con tutti i limiti che qualunque espressione di moda generalmente porta con sé, questa espressione ha un aspetto interessante e bello che a me piace, che è quello che riporta la città sui passi delle persone. Rispetto ad espressioni che appunto a proposito di moda sono andate di moda negli ultimi anni, come smart city, dove era la città ad essere smart, per di più con questa accezione molto legata alla tecnologia, questa idea della città dei 15 minuti è efficace perché l'idea dei 15 minuti sono 15 minuti dei passi dei cittadini, quindi una città che si misura mettendo al centro le persone. Poi invece, per passare alla pars destruens, un rischio di questa accezione è che venga presentata in forma edulcorata. Cioè l'idea di città dei 15 minuti è bella in sé e vista così uno dice bella, piace, la prendiamo. L'idea che ogni cittadino possa avere servizi a 15 minuti a piedi o in bicicletta da casa sua e tutti i servizi essenziali piace. Ecco, se invece vogliamo prendere sul serio la città dei 15 minuti, è proprio una svolta dal punto di vista della progettazione, della realizzazione, con dei limiti importanti anche dal punto di vista amministrativo, per esempio, per come sono al momento organizzata l'amministrazione delle nostre città. Se la vogliamo prendere sul serio, ha delle implicazioni che vanno proprio discusse e che potrebbero
non adattarsi a tutti i tipi di città, per esempio, o che bisognerebbe ripensare, declinare rispetto all'esigenza di ogni città. Ripenso ai tre punti di Esther. Da questo punto di vista, quello più evidente è forse quello, il rischio del passaggio da beni collettivi a beni di club, cioè il rischio di rafforzare le disuguaglianze attraverso forme di decentramento amministrativo in logiche di prossimità, e rafforzare aree delle differenze, delle disuguaglianze tra aree delle città che poi si può intendere in senso lato, che hanno più risorse, più dotazione, e quelle che non ce le hanno. Io do per scontato che chi sostiene questa proposta della città dei 15 minuti non voglia andare in questa direzione. Però il passaggio all'azione è un passaggio complicato, e io devo dire che nelle riflessioni, nei dibattiti che sto vedendo in questo periodo sulla città dei 15 minuti, questo passaggio non è ancora stato fatto, ma non è stato fatto da nessuno, dobbiamo dircelo, non è stato fatto sul serio neanche dalle città che hanno fatto della città dei 15 minuti il proprio slogan, o su cui hanno vinto per esempio le elezioni come Parigi. Nemmeno lì si vede un passaggio all'azione di riorganizzazione dei servizi che muova veramente in questa direzione. Allora, ecco, forse questo è il momento dopo aver sviscerato tutti gli aspetti più concettuali di questa idea, capire se c'è spazio per una progettualità vera in questa direzione oppure no. Rispetto all'altro intervento invece sui diritti, vi riporto velocemente solo una questione: ho fatto più ricerche sul lavoro da remoto negli ultimi mesi. Una in particolare sul settore metalmeccanico, in cui siamo andati a chiedere ai lavoratori del settore metalmeccanico se fossero stati rispettati i vari diritti previsti nell'adozione del lavoro da remoto, diritto alla disconnessione, informazione rispetto a salute e sicurezza, eccetera. Abbiamo fatto poi una specie di semaforo rosso, giallo e verde rispetto alla posizione dei singoli lavoratori nel rispetto dei diritti. Una cosa che devo dirvi è che non c'è differenza nei semafori individuali rispetto alla propensione al lavoro remoto. Cosa vuol dire? Noi abbiamo la stessa quota tra i lavoratori con semaforo rosso e i lavoratori con semaforo verde, che vuol dire tra lavoratori che hanno sperimentato il lavoro da remoto senza tutele e lavoratori che hanno sperimentato il lavoro da remoto emergenziale con le tutele. Non c'è differenza evidente e forte rispetto alla loro propensione al lavoro da remoto. Anche chi non ha goduto dei diritti per svolgere in modo corretto il lavoro da remoto chiede di poterlo fare. Questa è una situazione pericolosa, perché evidenzia ovviamente un interesse, un bisogno, però d'altro canto può anche portare le persone ad accettare alcune condizioni nonostante l'assenza di diritti. Quindi questo è un aspetto in cui io sono d'accordo con l'intervento che è stato fatto. C'è bisogno di un intervento collettivo, perché è evidente che a livello individuale la possibilità di organizzare diversamente i propri tempi e spazi di lavoro implica per alcune persone, non per tutti, ma implica tali vantaggi che le persone individualmente potrebbero anche essere portate a chiudere un occhio rispetto al rispetto dei diritti, e qui deve intervenire invece un'azione collettiva che metta i paletti dove è necessario metterli, soprattutto in termini anche di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Chiudo qui, perché altrimenti temo di aver preso troppo tempo. Ringrazio la professoressa Ivana Pais. Ora grazie. E passiamo la parola alla ad Arnaldo Vivo Cecchini. Ci riusciamo noi da sole o abbiamo bisogno di...